con TV News e anticipazioni. Parte dall'Australia il mondiale di Formula 1. Parte dall'Australia il mondiale di Formula 1. Il primo atto domenica 25 sul circuito di Melbourne, dove alle 7.10 del mattino, ora italiana, parte il Gran Premio. La telecronaca diretta in HD verrà proposta da Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma Pay. Parte dall'Australia il mondiale di Formula 1. Il primo atto domenica 25 sul circuito di Melbourne, dove alle 7.10 del mattino, ora italiana, parte il Gran Premio. La telecronaca diretta in HD verrà proposta da Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma Pay. Foto: Sebastian Vettel in azione su una delle due auto schierate dalla Ferrari. L'altra è guidata da Kimi Raikkonen. Provaci ancora, Seb, sta per partire il mondiale di Formula 1 ed è questo l'incitamento che i tifosi della Ferrari rivolgono a Sebastian Vettel, il campione tedesco, alla sua quarta stagione alla guida della Ferrari, cercherà di strappare il titolo iridato al campione in carica Lewis Hamilton, dove vedere le gare di MotoGP e di Formula 1. Il primo atto della sfida si consuma domenica 25 sul circuito di Melbourne, dove alle 7.10 del mattino, ora italiana, parte il Gran Premio d'Australia. La telecronaca diretta in HD verrà proposta da Sky Sport F1, canale 207 della piattaforma Pay. Come è noto, da quest'anno e per tre stagioni Sky si è garantita l'esclusiva assoluta del mondiale. Delle 21 gare in calendario, tutte disponibili sul canale a pagamento, 4, i GP di Italia, Stati Uniti, Messico e Brasile, verranno proposte in diretta anche su TV8, uno dei canali, in chiaro, di Sky, che trasmetterà anche tutte le altre corse in differita in prima serata. La gara australiana, per esempio, andrà in onda domenica alle 21. Il primo evento in chiaro su TV8 sarà il Gran Premio d'Italia del 2 settembre, unico appuntamento del calendario iridato che sarà disponibile anche sulla Rai, al nuovo orario delle 15.10, nei weekend di gara. TV8 lancia il nuovi studi dedicati alla Formula 1 con interviste, anticipazioni, approfondimenti, condotti dal giornalista Davide Camiccioli, coadiuvato da tre ex piloti italiani di Formula 1, Giancarlo Fisichella, Ivan Capelli e Jarno Trulli, oltre all'ingegnere Giancarlo Bruno.